Siamo in compagnia di Don Pasquale Summa per un'iniziativa del recupero dei centri degradati. Don Pasquale, le ragioni di questa iniziativa? Le ragioni non vengono semplicemente da me, ma soprattutto dai tanti volontari che oggi stanno pulendo questa strada. È un'iniziativa che nasce dalla proposta di un gruppo scout della provincia di Bari, che nella loro route estiva, che prevede oltre al cammino anche un'attività di servizio, avendomi contattato volevano fare qualcosa qui a Castellammare. E ho pensato, che vista la situazione che comunque stiamo attraversando in città, di crisi un po' a livello generale, ho pensato che questa della pulizia di strade di periferia o del centro antico potesse essere una buona occasione, non tanto per pulirle, perché comunque non spetterebbe a noi, ma per iniziare a dare una risposta, diciamo, più adeguata alla situazione che si vive, perché tutti si lamentano. Giustamente, perché le cose non funzionano, però nel lamentarsi nessuno propone un'alternativa, e questa è un'alternativa credo valida, che non è mia, ma è delle associazioni, di alcune associazioni del territorio che si sono messe subito all'opera cogliendo questa proposta. Lei non molto tempo fa ha evangelizzato tra queste strade. A distanza di anni nota dei miglioramenti? Evangelizzava, Gesù evangelizzava, io semplicemente stavo qui insieme ad altri sacerdoti che si impegnano tuttora per migliorare il quartiere, ma non solo da una pulizia, diciamo, esteriore, ma da una pulizia che mirasse soprattutto a far crescere il senso di appartenenza del territorio e soprattutto di far crescere il bene comune. È questo quello che più di tutto conta. E a volte è davvero bello che questa iniziativa, questa proposta nasce dalla gente del posto che opera nel territorio, si è attivata tante volte per far sì che questo territorio, questa città, il centro antico in particolare, non morisse. Un'ultima domanda: in futuro ci saranno altre iniziative di questo genere? Beh, spero di sì, ma spero che questa possa essere l'input. Il vescovo Monsignor Alfano, in risposta a questa iniziativa, ha sottolineato proprio questo, che non sia la prima, non sia l'ultima, ma che sia una prima. Lui è molto vicino alla nostra iniziativa, non a parole, ma concretamente vuole starci vicino anche per le prossime occasioni. E siamo invece con l'assessore Sanchez, che ha subito risposto all'invito di Don Pasquale Summa. Lei ha subito predisposto tutti i mezzi necessari affinché questa iniziativa si concretizzasse. Cosa ne pensa? Sì, è un'iniziativa ottima, va dato un plauso a Don Pasquale per questa iniziativa, che ha preso non solo lui, ma ha invitato tutte le associazioni di Castellammare diciamo, a dare dei lavori alla città di Castellammare, quei lavori naturalmente molto leggeri, come la scerbatura, non so, piccoli interventi, dove il volontariato, con tutti i mezzi che noi abbiamo messo a disposizione, penso che ci può dare una mano. Io mi sono subito allertato con la squadra di manutenzione del comune di Castellammare. Devo ringraziare lo Sapio, che è sempre disponibile, è venuto con una squadra di operai, ha messo a disposizione i mezzi di protezione individuale, quindi guanti, pale, e insomma stiamo facendo un lavoro molto leggero, però molto utile per questa strada che da molto era abbandonata e che purtroppo non era ancora in programma per quanto riguarda la scerbatura della città di Castellammare. Visto che dovevamo fare pure questa inaugurazione, abbiamo noi preso l'iniziativa, cioè l'iniziativa l'ha presa Don Pasquale, però la zona gliela abbiamo indicata noi, perché adesso in questo momento rappresenta, non dico una priorità, ma è giusto pure che si fa una riapertura di una fontana che da 10 anni era ferma e ci sia un po' di decoratorio.